Vi pare possibile che una sistematica violazione delle libertà civili e politiche, che un partito, il quale mantiene la sua autorità con una milizia armata, insomma, che un misto di fazione di autocrazia, di oligarchia e di dittatura, qual è il fascismo, finisca per avere uno sbocco in un sistema di legalità, di moralità, di libertà? Però c'è chi dice e scrive nel mondo che l'Italia è un paese di razza inferiore, dove occorre la privazione della libertà per mettere un po' d'ordine. Ebbene no! No, signori! Questo è un ragionamento assurdo! E si badi, questa lotta tra democrazia e reazione colpisce l'Italia oggi in modo molto più grave, ma colpisce anche, o sta per colpire, anche altre nazioni, tutta l'Europa. Quello che è ragionevole oggi e utile, necessario per l'Italia, è altrettanto ragionevole, utile, necessario per l'Inghilterra e per la Francia. Vuole interrompere? No, perché? Solo perché qualche fascista fa un po' di chiasso. Non volevo mettere in imbarazzo. Beh, mi mettereste in imbarazzo se mi faceste smettere. Questo mai. Allora continuo. Signori, mi permetto di continuare. I fascisti francesi! Come vi dicevo, il problema non è soltanto nostro. Signori, forte dell'esperienza che abbiamo fatto in Italia, io vi dico, se si favoriscono i movimenti reazionari, se gli elementi nazionalisti e i capitalisti hanno il sopravvento, si getta il seme per una nuova guerra. Che cos'è questo nazionalismo, questa pretesa divinità della nazione? Signori, io vi dico che siamo tutti figli di Dio.